Allora, eccoci qua. Allora, vorrei adesso altro step. Come nasce la collaborazione in virtù del fatto che esiste questa possibilità di detrarre il 110% per ristrutturazione e interventi, adesso ci racconta in sintesi, me ne abbiamo parlato tante volte, con Rete Rilancio Italia, che poi do la parola al dottor Codato. Ma diciamo che Rilancio Italia per alcuni versi aveva già qualche rapporto con il CAF, come hanno i comuni cittadini, e quindi abbiamo cominciato a dialogare sull'opportunità di entrare a fare una convenzione con Rilancio Italia e garantire a questa piattaforma, che ci è sembrata assolutamente un prodotto straordinario, per dare una mano al sistema del 110%, che riguarda tutti i cittadini e perciò i lavoratori pensionati, ma riguarda anche il mondo dell'impresa, e quindi ci siamo trovati subito di fronte ad una proposta su cui non si poteva dire di no. Abbiamo trovato una grande professionalità, perché loro sono un'azienda molto esperta di appalti pubblici, e loro credo abbiano trovato una grande professionalità nei nostri confronti dal punto di vista fiscale. Quindi è nato questo matrimonio. Perfetto. Dottor Codato, a lei un po' la parola. Che ruolo avete a questo punto assunto, a questo punto, visto che ci siamo ormai dentro il discorso dell'attivazione di questo bonus? Beh, allora innanzitutto vi ringrazio Claudio Zaccarin per l'endorsement. Sicuramente vogliamo essere all'altezza delle parole che ho appena sentito per un semplice motivo. Abbiamo una grande occasione sociale. L'occasione sociale è che lo Stato per la prima volta mette a disposizione dei cittadini una cifra importante per poter adeguare gli edifici a che cosa? A canoni di riscaldamento, quindi di efficientamento energetico in linea con le migliori direttive, e quindi significa fare interventi per l'isolamento dell'edificio, per chiaramente avere un riscaldamento o una refrigerazione al top con le tecnologie, e per poter adeguare gli edifici anche dal punto di vista sismico. Questo significa che da una parte il cittadino, rappresentato assolutamente in modo da un punto di vista professionale, in modo veramente bello ed efficace da parte di CAF CGL, perché la professionalità fiscale e l'assistenza data ai clienti, agli utenti, è veramente di altissimo livello. Però non era sufficiente su questa assistenza, perché servono anche le imprese che eseguono i lavori, i professionisti e via dicendo. Lo Stato, come dicevamo, ha messo a disposizione delle cifre importanti, sia per le case singole, i condomini minimi, cioè le bile, trile, quadri familiari, via dicendo, o per i condomini più grandi, delle cifre importanti. Però che cosa ci dice lo Stato? Per poter eseguire questi lavori dovete seguire delle procedure. Queste procedure possono sicuramente risultare essere complicate per chi si legge il decreto, e lo sono effettivamente. Però voglio spezzare una lancia a favore dello Stato, perché mi chiedo anche come sia possibile mettere a disposizione dei denari pubblici in così grandi cifre senza avere dietro un sistema di controllo che ti chieda di produrre una serie di documenti. Documenti che devono essere idonei sia per quantità, cioè per materiali impiegati, per qualità dei materiali impiegati, per qualità delle risorse e delle imprese impiegate, e dall'altra parte per aver seguito una procedura che in termini di tempi, in termini di fiscalità e in termini di adesione alle norme sia corretta. Per far questo, appunto, abbiamo messo a punto, proprio tarata sul decreto, una piattaforma che prende il nome poi dal decreto stesso, si chiama appunto Rilancio Italia 2020, e questa piattaforma, alla quale possono accedere i tecnici, i professionisti, i certificatori, le aziende esecutrici, le aziende produttrici, dà la possibilità a questi soggetti di potersi mettere in relazione con chi i lavori deve eseguire, quindi i privati e i condomini, in modo tale che queste due parti trovino il modo di poter eseguire i lavori senza sbagliare, perché il decreto è complesso, ed è complesso perché chiaramente ci vengono messi a disposizione dei soldi gratuitamente, quindi dobbiamo osservare
parecchie procedure. Questo è un po' il succo del discorso che abbiamo cercato di mettere in relazione. Allora, per capire, perché lei appunto, allora, tanto leggo un messaggio, ma quanto ci complicano la vita con tutte queste dichiarazioni, tutto per trovare l'escamotage, per non dare le agevolazioni ai poveri cittadini, sempre complicato, purtroppo sì, molto complicato. A questo proposito chiedo due cose. Allora, Rete Rilancio Italia non è dello Stato, quindi, non è una piattaforma dello Stato. È un'iniziativa privata, da parte di una serie di imprese che si sono messe a disposizione per poter realizzare chiaramente le opere. È una rete aperta a tutte le imprese, cioè qualunque impresa ci può entrare e lavorare, a patto che abbia dei requisiti in regola con quello che il decreto ci chiede. Certo, visto che partnership è anche il CAF CGL, sotto profilo fiscale soprattutto. Altra questione, lei mi parlava di tanti documenti, quanti sono circa i documenti? Leggo un altro mio messaggio, ISEE vuol dire controllo totale delle nostre vite, solo i dipendenti possono essere tranquilli, mentre per le partite IVA è un casino. Ride l'amministratore delegato CAF Nord-Est, perché di fatto, vabbè, prego Codato, quanti documenti sono richiesti in linea di massima? Io potrei aiutarmi con una cosa che ho preparato, eccola qui, condivido, ditemi se si vede la condivisione dello schermo. Sì, la vediamo, perfetto. Ecco, perfetto. Sono tanti, i documenti sono tanti che vengono richiesti perché gli attori sono tanti. Voi vedete qui in alto a destra abbiamo i soggetti, cioè le banche o le assicurazioni che acquistano il credito d'imposta, cioè che sono i soggetti che chiaramente quando siamo arrivati alla fine del percorso, voi avete visto, che ne so, Poste, Banca Intesa, Unicredit e tanti altri, ho citato solo i nomi più importanti, che hanno anche fatto pubblicità dicendo che acquistano il credito d'imposta. Ma per fare questo che cosa succede? Che il cittadino può avere due opzioni: o esegue lui i lavori, acquisisce tutta la documentazione e alla fine va da qui in destra, alla destra, a porre il visto di conformità a CAF CGL, oppure può procedere dicendo: cara impresa, fammi lo sconto in fattura, arrangiati tu a fare tutta la burocrazia che serve per poter eseguire questo, il mio credito io lo cedo a te e sarai tu, come vedete dalla freccetta, che vai in banca o presso l'assicurazione a cedere il tuo credito. In questo senso tutte le imprese che aderiscono alla rete Rilancio Italia hanno accettato questa condizione. È una condizione che però produce, come si dice, tanti documenti. Noi li abbiamo contati per un cantiere medio, facendo la media tra i condomini grossi e diciamo la casa piccola, sono circa 156 documenti mediamente e comunicazioni, documenti obbligatori e comunicazioni che intercorrono tra i soggetti che bisogna produrre. E quindi voi capite che non ci si può permettere di poter sbagliare, perché io vado veloce con le freccette, tutte queste freccette implicano documenti e relazioni che devono intercorrere tra tutti i soggetti che concorrono ad operare il 110. Ecco, quindi queste freccette mi rappresentano delle relazioni, queste relazioni avvengono attraverso dei processi informatici a bordo della piattaforma. I processi informatici, sapete anche voi, che lasciano traccia, quindi impediscono di sbagliare, e noi facciamo in modo che ogni documento che intercorre tra l'azienda esecutrice, lo studio tecnico, i subfornitori, il committente, i certificatori assicuratori, le assicurazioni obbligatorie che ci devono essere e, come dire, per ultimo, ma direi per primo, il CAF CGL, ovvero colui il quale mette l'ultimo timbro, che è quello che consente a quella pratica, quando è in ordine, di poter essere trasferita a un soggetto finanziario che, pagando, fa sì che la cosa si sblocchi e vengano pagate le imprese che hanno eseguito i lavori e il committente possa aver eseguito i lavori a casa propria senza dover tirare fuori dei soldi, perché chiaramente lo Stato gli ha consentito di poter far questo. Quindi dormire sogni tranquilli. Sì. Un attimo solo, perché lei ha citato il CAF Nord-Est, voglio chiedere asseverazione finale del CAF Nord-Est, giusto? Quindi voi mettete
mette il timbro, la convalida. Sì, non mettiamo il timbro, noi dobbiamo fare il visto di conformità, che significa che dobbiamo dare la garanzia all'Agenzia delle Entrate, perché dobbiamo inviare noi la pratica di richiesta per il committente, per il cittadino, e dobbiamo garantire all'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposizione del visto di conformità, che tutta la documentazione sia regolare e depositata. Ma cioè, pena, una pena ovviamente, una multa. Chi è che paga la multa? Beh, allora, se i documenti non sono a posto, noi paghiamo una multa, perché abbiamo a posto un visto di conformità infedele, e non viene dato il non viene erogato il 110% al cliente, che può pagare anche il 30% di sanzione. Caspita. Su questo noi ovviamente abbiamo un'assicurazione. Chiaro, voi avete l'assicurazione, ma il cliente invece paga il 30% di sanzione. Sì, ma abbiamo l'assicurazione sul cliente, perché non esiste un'assicurazione su un, errore nostro. L'assicurazione non può pagare chi si assicura per un errore, no? Se tu fai un incidente, paga i danni dell'altro, ma non paga i tuoi, l'assicurazione. La stessa cosa vale per questa roba. Siccome il mio cliente avrà un danno, la mia assicurazione mi copre quel danno. Perfetto, quindi per fortuna questa. Dov'è che può esserci un problema, ne parliamo dopo la pubblicità, per il cliente, qualora, ecco. No, verso suspense. E questa può rispondere lei, poi passo la parola anche a Codato. Dov'è che invece il cliente potrebbe rincorrere il problema? Nel senso, ecco. No, aspetti che andiamo in pubblicità. Quella domanda la ripongo, ascoltate bene, è interessante, tra poco.